Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai è già una settimana che DJI ha lanciato il suo nuovo prodotto, il Mavic 3 Classic, che già si parla di un nuovo prodotto DJI, o meglio di nuove novità in casa DJI, perché come sapete il marchio DJI è in continuo fermento, in continuo evoluzione nel lancio di nuovi prodotti, ha una forza lavoro che è pazzesca. È assurdo quanti prodotti riesca a sfornare in un anno, veramente impressionante, e poi tutti i prodotti comunque di altissimo livello. Il prodotto che sta per arrivare sul mercato, di cui ci sono già i rumors e le foto, è la nuova Air Unit per i droni FPV, è quella che va a sostituire questa, quella che era fatta in collaborazione con CAZ FPV, cioè la Air Unit Vista, che ovviamente non è più prodotta perché è finita la collaborazione tra DJI e CAZ FPV, quindi ognuno adesso produrrà le proprie Air Unit. Detto questo, DJI sta appunto lanciando la sua nuova versione, che sarà compatibile ovviamente con il sistema OcuSync 3, quello che abbiamo sul DJI Avatar, quello che abbiamo sul DJI FPV, quello che abbiamo sul DJI Mini 3 Pro, quello che abbiamo ovviamente sul Mavic 3, e sarà compatibile questa nuova Air Unit con i nuovi goggles 2 e speriamo anche con i goggles V2, perché comunque loro sono compatibili con DJI FPV ovviamente, ma anche col DJI Avatar, quindi avendoli resi compatibili col DJI Avatar, suppongo che li renda compatibili anche con la nuova Air Unit che uscirà a breve, perché comunque anche questi V2 sono compatibili con OcuSync versione 3, cioè la trasmissione proprietaria di DJI. Un'altra novità in arrivo che è davvero molto interessante, che ovviamente è sempre apparsa in queste foto diciamo di anticipazioni rubate, chiamiamolo così, ormai siamo abituati ad avere tutte queste foto qualche settimana o qualche mese prima dell'uscita dei prodotti, dove si vede la schermata che vediamo all'interno dei nostri visori, dove si ha la possibilità di scegliere il dispositivo che stiamo utilizzando. Quindi potrebbe essere il DJI FPV, potrebbe essere il DJI Avata, potrebbe essere la nuova Air Unit, ma potrebbe essere, come vedete, anche il DJI Mini 3 Pro o il Mavic 3. Quindi potrebbe finalmente essere la svolta, potrebbe essere finalmente arrivato il momento in cui DJI rende compatibili i suoi visori con questi droni classici, chiamiamoli così, droni cinematici e non droni FPV. Speriamo di sì. Era già atteso dall'inizio questo tipo di abbinamento, già con Air 2S, che era stato il primo drone ad avere OcuSync 3, poi dopo ovviamente è arrivato il Mavic 3, è arrivato il Mini 3 Pro, e già da allora si parlava di questa, diciamo, associazione dei visori DJI con questi droni cinematografici e non solo con i droni FPV. Quindi la fotografia di questa schermata ci fa sperare in questo, diciamo, sblocco da parte di DJI. E poi c'è un'altra novità riguardante i goggles 2, questi ultimi occhiali prodotti da DJI, quelli che vengono venduti in abbinamento anche al DJI Avata, che verranno rilasciati con una versione, sembrerebbe, light, perché non avranno il touch per andare a modificare le impostazioni, quindi ci saranno probabilmente i tasti fisici come abbiamo in questa versione degli occhiali DJI, e poi non avrà la possibilità di ruotare il drone girando la testa, che come sapete è possibile pilotare il drone muovendo la testa, cioè muovendo la testa il drone si ruota a destra, a sinistra e fa vari movimenti. Anche questa funzione non sarà disponibile in questa versione light, quindi andando a togliere queste cose si suppone che questi goggles 2 light avranno un prezzo più basso, anche perché sono magari funzioni che, abbinate appunto ai voli in FPV classici, non interessano, quindi l'importante è avere qualità e avere magari un prezzo leggermente più contenuto di cose che comunque non interessano per un volo classico FPV con magari una nuova Air Unit di DJI. Quindi ragazzi, queste sono solo le ultime novità arrivate dal mondo DJI, da tutti i rumors per quanto riguarda appunto le novità della casa cinese, che sicuramente la cosa che è molto, e sicuramente le due cose più interessanti sono la nuova Air Unit da installare sui droni FPV
per chi è ovviamente interessato al mondo FPV, sperando che DJI renda compatibili anche le vecchie versioni con un aggiornamento firmware. Sarebbe davvero una cosa importante, però per adesso non c'è, si è trapelato tante voci al riguardo, però attualmente non c'è questo aggiornamento, speriamo che arrivi. E poi ragazzi, la possibile compatibilità dei droni classici tipo Mini 3 Pro con i visori DJI sarebbe davvero tanta tanta roba per chi già possiede appunto un ecosistema, chiamiamolo così, DJI, perché facendo adesso tutti i prodotti di proprietà sua, come appunto anche la Air Unity, sta diventando veramente un ecosistema con una trasmissione sua, dove tutti i prodotti hanno una compatibilità, un'intercambiabilità per quanto riguarda le trasmissioni e le comunicazioni, quindi anche il controller potrebbe essere compatibile, quello del DJI Avata con il Mini 3 Pro per assurdo, cioè tutto potrebbe essere compatibile perché tutti i droni di ultima generazione DJI usano gli stessi tipi di comunicazione. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questi rumors e queste anticipazioni dei nuovi prodotti e novità per quanto riguarda il mondo DJI vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!